Un museo immersivo della memoria antimafia è stato inaugurato a Corleone nella Casa del Popolo. Si tratta di una raccolta di storie e testimonianze sulle stragi di mafia. Presenti Maurizio Murciato, CEO di Plesh, l'associazione che ha curato l'installazione, Tiziano Di Cara, tra i fondatori dell'associazione Sulle Nostre Gambe insieme a PIF, Lucenzo Tambuzzo, ideatore e direttore artistico del progetto IART FIVAS e Walter Ra, sindaco di Corleone. L'opera permanente è la concretizzazione immersiva dell'app Noma, luoghi e storie, no mafia, in una grande stanza buia. Tre grandi pareti interattive con una sala museale dedicata ai picciriddi. Dal 14 settembre, per tre weekend consecutivi, sarà possibile visitare Noma nell'ambito delle vie dei tesori. L'iniziativa dell'installazione IART Noma, luoghi e storie, no mafia, si inserisce nell'ambito del progetto IART FIVAS, che ha coinvolto tra maggio e giugno scorsi 32 artisti muralisti provenienti da 9 nazioni diverse. Opere di street art realizzate negli 8 comuni coinvolti nel progetto, fra cui Corleone, Bisacquino e Roccamena. Noi siamo stati molto bravi in questi anni a raccontare i cattivi di questa storia, che era anche nella nostra storia, purtroppo, anche un pezzo della nostra storia. E non si sa perché non siamo stati mai bravi, fieri di raccontare i buoni. Quelli che ci hanno salvato, ma lo dico non per fare il retorico, per un dato di fatto, nella nostra vita oggi è migliorata grazie a quei pazzi che pensavano che la mafia dovesse essere sconfitta. Questo è il principio. Farlo a Corleone è l'apoteosi, perché è quello che nell'immaginario di tutti è l'origine del male. Ed è stato sempre nel palcoscenico in maniera brutta. Ah, però devi sfruttare questo palcoscenico e ribaltare. Cioè, farla diventare, è sempre stata la capitale della mafia, farla diventare un'altra capitale. E purtroppo bisogna parlarne. Dice, ma sempre di mafia? Sì, perché a forza di parlarne e di chiarire quello che è successo, alla fine lentamente le cose si girano. A Palermo ci sono un sacco di produzioni che girano film a Palermo e non si parla di mafia. Corleone è un brand conosciuto in tutto il mondo. E stiamo affrontando una sfida, quella di positivizzare questo brand. In parte noi ci stiamo riuscendo, una battaglia che stiamo vincendo. Cidma soltanto nell'ultimo mese ha registrato quasi 1300 visitatori, però per fare ciò ovviamente occorrono gli strumenti, e l'installazione dell'app Noma è veramente una innovazione, non soltanto per la memoria, che si interseca però con l'innovazione tecnologica e anche il genio artistico di PIF, che permette di raccontare una storia diversa, quella di una Corleone nella quale la storia della mafia è antica sì, ma tanto quanto quella più gloriosa della storia dell'antimafia.